99%, siamo finiti in un altro sogno. Ma come? E adesso che li cuoci i miei spaghetti? Ma scusa, da quando è che sei diventata francese? Non è l'italiana? Oui, ma il bambino ha deciso di cambiarmi nazionalità. Ora sono l'ultima francese presente nelle Marche, la 386esima per l'esattezza. Anche se non nascondo che avrei preferito essere australiana. In un certo senso mi sarei sentita più unica. Ce ne sono solo 33 nella nostra regione. E lei chi è? Una nuova? Scusami, e tu chi sei? Una scrittrice, non ero ovvio. Una scrittrice? Non so, 15 anni? 14 per esattezza, e sono io. Guarda che il 3,58% della popolazione marchigiana ha un'età compresa fra 14 e 17 anni. Perché non dovresti essere una scrittrice di fama mondiale, ma visto un talento così giovane? Beh, onestamente. Almeno ho più tempo per diventare famosa. Dopotutto ho una speranza di vita di 85 anni circa. Allora anch'io potrei diventare famoso. Sì, ma conta che tu avrai 4 anni di tempo in meno. Quindi la tua speranza di vita si ferma a 81 anni. Se solo mantenessi un'alimentazione più corretta, potrebbe vivere anche più a lungo. Beh, allora saresti di sicuro costretto a mangiare ogni giorno al mio ristorante. Sai quante persone mantengono un'alimentazione corretta tramite i miei fantastici piatti e il mio buon vino? Circa il 21,60% soltanto nelle Marche. Sì, per non parlare del 16,70% delle persone che abusano del tuo buon vino in tutta Italia. Ti reputi responsabile anche di questo? Oh, mon ami, quello è il mio collega di lavoro. Siamo spesso in concorrenza, non lavoriamo assieme? Ah, ma lì che dicevi che fa una buonissima raccolta indifferenziata con il 336,6 kg di rifiuti anni come levatura delle macchine? Sì, mon ami, è proprio quello. Ma conta anche che soffrisce quotidianamente di 194,4 litri di acqua potabile al giorno, come fa già ogni marchigiano, un vero uomo da ammirare. Ah, le Marche, che bella regione. Ebbene, il 15,10% di aree naturali protette, beh, obiettivamente è proprio una bella regione. Beh, sarà anche protetta, ma è davvero ignorante. Soltanto il 37,40% legge almeno libri in 12 mesi. Ma... tesoro, perché la gente preferisce andare al cinema a vedere i miei film? Per non parlare di tutte quelle persone che vedono giornalmente alla TV me. Sono circa 81%. Oh, mamma mia, non ho mica il tempo di guardare la televisione ogni giorno. Io ho bisogno di fare sport in modo continuativo per mantenermi in forma. Come faceva il 25,60% delle persone soltanto nelle Marche? Beh, quando si arriva a certi livelli di fama, non ci sono mica per mettere sui sigari. Beh, allora io diventerò famoso su 60.359.546 italiani, io sarò il matematico più promettente. Per fortuna che questo è solo un sogno. Ehi, non sei mica addormentato, vero? Forse sì. Ho fatto un sogno meraviglioso e non pensavo che dei dati statistici potessero essere espressi in un modo così divertente.